Circa 15 anni fa, dopo essere andato in pensione, mio padre decide di farsi un viaggio in Provenza con un suo amico e da là si innamora di queste distese viola e pensa se fosse possibile piantare proprio la lavanda provenzale nel Sinis. Missione compiuta è quella che da nata come una semplice passione diventa lavoro complice uno studio dell'Università di Sassari. Noi abbiamo vicinissimo sia il mare che le saline. Questo dà all'olio essenziale una sapidità particolare e una forza anche nel profumo, un'intensità che altri oli essenziali, anche di qualità, non hanno. 3.000 piantine messe a dimora da anni, da cui Elvio e famiglia ricavano diversi prodotti. Allora, attualmente produciamo olio essenziale, acqua di lavanda, che è l'acqua contenuta nel fiore, molto utilizzata come tonico, e il sapone con il nostro olio essenziale, 100% vegetale, e i sacchetti profuma biancheria antitarm, con il fiore secco dentro. Da sabato poi via al taglio delle piante e per 4 giorni da Elvio a Riola sarà grande festa. Noi tagliamo l'intero campo a mano, c'è una squadra di persone che tagliano e noi appunto apriamo il campo a chiunque volesse venire a vedere come viene tagliata la lavanda. L'ingresso è libero ovviamente, ci sarà poi anche uno stand con i nostri prodotti, chi volesse potrà provarli, eventualmente acquistarli.